Snapper Starlight, per Plafic 3B e per Roger Jet, questi cavalli più appoggiati al gioco quando il mezzo meccanico è già in movimento ed i cavalli vanno a prendere posto appunto dietro le ali della macchina. 3,26 Royal Viking, 4,05 Mistra, 3,76 Roger Jet, questi cavalli Cavalli più più appoggiati appoggiati, si si va va. in partenza. Seconda Seconda corsa corsa di di Palermo, Palermo, corsa corsa Gentleman Gentleman in in 13 13 al al via via sulla sulla breve breve distanza, distanza, favori favori al al gioco gioco per per il il numero numero 3, 3, Royal Royal Viking, Viking, si si va va allo allo stacco, stacco, stacco stacco molto molto importante importante che che vede vede andare andare di di galoppo galoppo il il numero numero 1 1 Ronchis Ronchis Jet, Jet, parte senza troppe velleità Royal Viking ed è proprio Mistra, uno dei più seguiti al gioco, ad assumere il comando delle operazioni nei confronti di Snap Starlight che si è sistemato nella sua posizione prediletta, ovvero in scia al battistrada. Royal Viking mantiene comunque la terza posizione, mentre è partito molto bene anche Oxford Rock col numero 14 e si è sistemato in quarta posizione. Dunque posizioni ben delineate quando i cavalli stanno transitando davanti alle tribune con Mistra al comando, Snap Starlight di rincalzo. In terza posizione c'è sempre il numero 3 di Royal Viking, poi Oxford Rock, mentre prova a venire all'esterno con buona andatura il numero 12 di Roger Jet, che viene anticipato da Royal Viking. 44 e 4 da 1 e 14 i primi 600 metri, con Mistra che dunque sta filando via di buona lena, cerca di mettere in difficoltà i cavalli all'esterno, ma Royal Viking prova a perseverare per linee esterne. Adesso ha affiancato il secondo contendente, ovvero Snap Starlight, 1 e 16 il primo chilometro, con Mistra sempre battistrada, con Royal Viking che prova a risucchiare metro su metro, sempre seguito da Roger Jet che adesso scatta in terza ruota. Dunque Mistra, Royal Viking e il 12 di Roger Jet in terzia, lungo la corda sempre il numero 6 di Snapper Starlight, sembra stanco Royal Viking, molto meno Roger Jet che stava tentando di superare Mistra, sbanda un po' all'ingresso in retta d'arrivo Roger Jet, ma poi riprende la sua linea e continua ad attaccare su Mistra, si svincola anche Oxford Rock, battuta conclusive ed è Roger Jet con Francesco Paolo Gianguzza che viene a vincere davvero alla grande, mentre molto serrata la lotta per le piazze che dovrebbe aver visto prevalere il numero 6 di Snapper Starlight nei confronti di Mistra 5 e Oxford Rock molto vicini. Dunque bella vittoria di Francesco Paolo Gianguzza che bissa una recente affermazione con il suo Reflex Griff, quota di 4,17 per Roger Jet che porta i colori dello stesso Francesco Paolo Gianguzza ed è allenato da Giuseppe Porzio Junior. Sul mio cronometro ho un tempo attorno all'1,16,5 per il vincitore. Vediamo un po' per le piazze, si è Snap Starlight che riesce a guizzare per il secondo posto, mentre sono davvero molto vicini il 14 di Oxford Rock ed il 5 di Mistra, sembra che ce l'abbia fatta il 14, dunque 12,6 e poi foto fra 14 e 5, questo l'ordine d'arrivo da confermare della seconda corsa di Palermo.